Buongiorno, benvenuti, siamo in diretta streaming di nuovo, un nuovo appuntamento sul nostro canale YouTube di Arcadia Consortium. Come di consueto tutti i giovedì alle ore 16 ci incontriamo qui su YouTube, ma oggi c'è una grande novità perché ci potrete vedere anche in diretta su Facebook in contemporanea. Abbiamo aperto il canale Facebook e il live streaming su Facebook, per quello che oggi andiamo su due canali. Chi vuole vederci su YouTube ci può seguire sempre sul nostro canale di Arcadia Consortium e seguiteci anche sul nostro profilo Facebook, sulla nostra pagina Facebook, che da lì potete anche accedere a molto materiale, non solo il live streaming come oggi, ma a molto altro materiale. È collegato con me già oggi Lorenzo Sunino, che farà oggi il nostro invitato. Oggi parleremo d'arte, un tema molto interessante. Parleremo di Guglielmo Caccia, un altro artista del nostro territorio molto importante, e il suo, diciamo, la sua relazione con altri artisti dell'epoca come Leonardo da Vinci e il Lanino. Prossimo, aspetta un attimino Lorenzo che arriviamo subito a iniziare a parlare del Caccia. Io metto il titoletto qua sotto così tutti già sanno di cosa parleremo oggi. Volevo solo ricordarvi che chi ci guarda in diretta può interagire con noi sempre, potete commentare, lasciare dei commenti, delle domande a Lorenzo, tutto quello che volete sapere su questo mondo dell'arte, perché oggi è una giornata particolare e speciale per gli appassionati d'arte, ma soprattutto per i curiosi, che ce ne sono tanti di curiosi che vogliono sapere un po' di più di questi artisti. Potete commentare anche su Facebook, perché io vedo qui sulla regia tutti i commenti che arrivano sia da YouTube che da Facebook, per quello che commentate e possiamo interagire e fare delle domande a Lorenzo. Lorenzo, iniziamo un po' a chiacchierare di Guglielmo Caccia. Io so che hai studiato molto Guglielmo Caccia, hai anche fatto delle scoperte e stai ancora studiandolo. Vorrei un po', per introdurre Guglielmo Caccia, questo artista, introduci un po' Guglielmo Caccia e raccontaci un po' a che punto ti trovi con gli studi. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Diciamo che Guglielmo Caccia è da alcuni anni un po' sotto i riflettori perché grazie alle scoperte recenti di documenti, e le scoperte si devono soprattutto a un amico acquese, a Carlo Prosperi, il quale ha ritrovato molto materiale documentario a cui io poi mi sono appoggiato per andare oltre, andare sul territorio e in qualche modo verificare le scoperte di Carlo con le opere veramente presenti ancora sul territorio. E da qui chiaramente sono scaturiti un sacco di situazioni, perché in alcuni casi l'opera si è ritrovata, in altri non si è ritrovata, in alcune chiese si pensava di andare per trovare un'opera, se ne sono trovate tre, e si è avuto una serie di scoperte molto interessanti. Questo materiale, appunto, come dicevo prima, mi è stato fornito in tempo abbastanza precoce da Carlo Prosperi, il quale, oltre a documenti sul Caccia, ha ritrovato negli archivi vari del territorio piemontese, non solo, anche un sacco di altre notizie relative a altri pittori, altri artisti importantissimi, e veramente con un materiale talmente vasto che ci sarebbe veramente da studiare, da scrivere diversi libri e probabilmente operare su più vite. Tanto per fare alcuni nomi, ha trovato molto materiale su Ottaviano Cano, un pittore piuttosto importante di Trino Vercellese, dal quale poi sono scaturiti una serie di pittori che interessano direttamente il Caccia. Per esempio Gerolamo Borghi, che è un pittore di Castelnuovo Scrivia molto ma molto interessante, poco considerato, che tra l'altro ha lavorato anche nella nostra zona, a Nizza, un pittore manierista di qualità eccezionale. E poi, tanto per fare un altro nome, i due fratelli Bernardino e Tommaso Gratarola, che provenivano da Ponzone, e questi sono completamente da studiare, da scoprire, perché Bernardino era un pittore e Tommaso era uno scultore con bottega nella seconda metà del Cinquecento ad Alessandria, e probabilmente è la bottega
che ha realizzato molti crocifissi che adesso sono nelle chiese della zona e sono di difficile attribuzione. E sono tutte materiali che chiaramente deve essere studiato a fondo. Oggi però parleremo di Guglielmo Caccia, non di tutta la sua opera, perché è molto vasta, ce ne vogliono altri appuntamenti. Abbiamo però accostato a Guglielmo Caccia altri nomi. Non l'abbiamo fatto per fare clickbait, non so se tu sai cos'è il clickbait, è quella tecnica su internet che si usa per attirare click. Sì, phishing. Sì, un po'. Abbiamo messo Leonardo da Vinci e poi Lanino, Bernardino Lanino, assieme a Guglielmo Caccia, non a caso, non per attirare più click, ma perché c'è una relazione. Come puoi incontrare questa relazione che hanno questi artisti? Diciamo che Guglielmo Caccia, come sappiamo, è un pittore delle nostre zone, perché nasce a Montabone. Quindi è un delizioso paese che io invito a visitare, e nella chiesa di Montabone ci sono alcune opere del Caccia e di sua figlia Orsola. E quindi lui nasce l'8 maggio del 1568 a Montabone e muore, tanto per dare un lasso di tempo su cui opera, muore quindi poi a Moncalvo il 13 novembre del 1625, 8 giorni dopo aver redatto il testamento. E compie un percorso che, grazie appunto ai documenti scoperti in archivio da Carlo, sappiamo che parte proprio da Nizza, perché lui arriva a Nizza a bottega dal Biancaro. Quindi fa un altro successivo percorso e arriva a Lanino. E dall'Anino poi svolge ancora un tipo di percorso da Casale, si sposa a Casale con la figlia di Oliva, un altro importante pittore, e poi intraprende una carriera che lo porterà di volta in volta nei vari territori, addirittura a Milano, dove poi realizza moltissime opere a fresco. Ecco, adesso non parliamo di tutta la vita del Caccia, ma volevo appunto concentrarmi su questa relazione molto interessante su Leonardo da Vinci, il Lanino e il Caccia. Una relazione che è un po' azzardata, ma credo che sia ben riposta, nel senso che noi sappiamo che Leonardo da Vinci realizza nel 1501 a Firenze realizza degli studi, in particolare due cartoni con la Madonna Sant'Anna. Infatti il tema iconografico su cui ci appoggiamo è proprio la Sant'Anna con la Madonna, e realizza appunto due cartoni e relative poi opere ad olio. Uno di questi cartoni, il primo, che adesso viene raffigurato, nel quale c'è la Madonna, Sant'Anna, Gesù e il bambino con San Giovannino, è oggi alla National Gallery di Londra. Mentre il secondo cartone, che adesso non è più rintracciabile, che è esattamente il cartone di questa opera qua, è andato perduto, poi vediamo come. Quest'opera, questa è la prima relazione molto interessante, quest'opera, che è la Madonna, appunto, Sant'Anna con la Madonna e il bambino che gioca con l'agnello, datata sempre 1501, è oggi visibile al Louvre. Tutti vanno a vedere la Gioconda, ma l'opera forse più interessante di Leonardo è questa. Ecco, la cosa sorprendente, che è di dominio pubblico, perché si ritrovano i documenti, quest'opera è rimasta fino al 1629 a Casale Monferrato. Quindi la cosa sorprendente è che fino al 1629 sicuramente quest'opera era a Casale Monferrato. Non si sa dove, o perlomeno io non sono ancora riuscito a capirlo, a trovare dove era sistemato. Probabilmente era nella chiesa di Santa Maria di Piazza, chiesa andata perduta a Casale, oppure in una collezione privata, o verosimilmente nel castello dei Marchesi del Monferrato. Quindi è probabile che sia stato proprio nel castello del Monferrato.
Quest'opera nel 1629 viene vista dal cardinale Richelieu, riconosciuta come opera di Leonardo, il quale chiaramente, come sappiamo, ha vissuto una parte della sua vita anche produttiva in Francia, e lo riporta, era a Casale in occasione della guerra del Monferrato, quindi voglio dire, l'ha vista dal vivo, e la riporta in Francia, da cui poi passa prima al re e poi arriva nell'Ottocento, arriva al Museo del Louvre. Ecco, questa è una situazione straordinaria, perché non solo l'opera è a Casale, ma quindi può essere vista, osservata, copiata, valutata da tutti gli artisti diciamo della zona per alcuni decenni. Quando ci sia arrivata, questo non è dato ancora conoscerlo, probabilmente magari scavando negli archivi si riuscirà a trovare questa situazione di quando appunto l'opera arriva a Parigi, arriva a Casale. Ecco, chiaramente questa opera dà via a una serie di situazioni per cui molti artisti la copiano. La vede esposta originariamente i cartoni a Firenze, la vede proprio Michelangelo, per esempio, la quale trae spunto per la realizzazione di un cartone e di una scultura in marmo che adesso è nella chiesa di Nostra Signora di Bruges, con la Madonna appunto detta di Bruges, nel quale si ritrova questa innovazione delle due gambe non in piano, una più alta, l'altra più bassa, che Michelangelo fa sua, e quindi la riproduce prima nel cartone e poi nell'opera in marmo, veramente. Se vai ancora avanti, ecco, questa di nuovo è un'opera appena più tarda, quindi nel 1515, di Cesare da Sesto, nel quale si vede che copia pari pari la Madonna col bambino e l'agnellino della versione, diciamo, originale di Leonardo. Ecco, questo chiaramente è la prima, diciamo, fortissima relazione. Quindi, presenza dell'opera ad olio a Casale per alcuni anni, decenni probabilmente. Ecco, la seconda grande considerazione è il fatto che l'aiutante più fidato di Leonardo, quando Leonardo muore nel 1519 in Francia, arriva a Milano l'aiutante, diciamo il segretario, un pittore, ma fungeva più da segretario per Leonardo, che è Francesco Melzi, ritorna a Milano, ritorna diciamo in patria, e si porta con sé una serie di documentazioni. Questo di nuovo è riconosciuto, diciamo ormai è assodato come discorso, e in quel momento a Milano c'è un altro pittore, chiaramente successivo, che è il nostro Bernardino Lanino. Bernardino Lanino, che noi sappiamo nato molto probabilmente a Mortara nel 1512, è scomparso a Vercelli nel 1583, e dopo diciamo aver seguito il maestro Gaudenzio Ferrari arriva a Milano e gli arriva proprio a seguito, riprendendo diciamo il lavoro che Gaudenzio Ferrari aveva interrotto per la morte. Bernardino conosce sicuramente Francesco Melzi, sono praticamente diciamo vivono contemporaneamente a Milano, e probabilmente, anzi sicuramente, fa delle copie di quadri e di cartoni che lui vede in mano a Francesco Melzi, e sicuramente se ne appropria anche di un paio di opere originali. Sicuramente un cartone, probabilmente il cartone che noi conosciamo, andato perduto, di cui purtroppo appunto non abbiamo la fotografia, ma possiamo presumere che sia esattamente la riproduzione dell'olio, se tu vai ancora indietro, dell'olio dell'opera di Leonardo di Parigi. Vai ancora indietro? Scusami, ecco, ancora.
Ecco, questa opera qui, probabilmente questo cartone viene in possesso di Dell'Anino e infatti viene documentato nell'inventario del Duca di Torino sia nel 1631 sia nel 1635. E poi viene perduto, parliamo del cartone, probabilmente con il disastroso incendio della Galleria Ducale avvenuto nel 1659. Quindi mi fa pensare il fatto che ci sia presente a Torino il cartone di questa opera, che lo stesso Lanino abbia portato, magari su commissione del Duca del Monferrato, il opera d'olio a Casale. Quindi copia alcune opere, viene in possesso del cartone, che poi viene perduto grazie all'incendio del 1659, e l'olio rimane a Casale fin tanto che il cardinale Richelieu lo vede e lo riporta, diciamo, lo porta in Francia. Ecco, a questo succedono alcune opere del Bernardino Lanino, come questa, quella precedente, che è un cartone, scusate, che è lo stendardo del 1565, oggi presente e visibile al Museo Borgogna di Vercelli, che rappresenta appunto il tema della Madonna col Bambino e Sant'Anna. Poi abbiamo due opere perdute, di cui non abbiamo le fotografie, sempre con lo stesso tema, uno che era per la confraternita di Sant'Anna di Pezzana e l'altra per la chiesa di San Marco a Vercelli. E poi abbiamo la Madonna col Bambino e Sant'Anna, che oggi è alla Galleria Albertina di Torino. È attribuita a Lanino o alla bottega, quindi può darsi che sia un'opera tarda del Lanino, però è rappresentativa appunto di tutto questo discorso che noi abbiamo appena fatto. Un'altra opera è questa, che di nuovo è di Bernardino Lanino o della bottega, comunque la mano è quella, ed è oggi presente alla Pinacoteca di Brera. Ecco, questo percorso individua come Leonardo sia passato comunque, sia stato presente a Casale con questa opera meravigliosa. Il Lanino sia entrato in confidenza, in contatto con Melzi, quindi si sia appropriato sia probabilmente di un paio di opere, forse anche di più, e abbia copiato comunque questo tema iconografico molto particolare, e abbia tenuto tutto, diciamo, in bottega, o comunque in bottega si sapesse benissimo come veniva rappresentata iconograficamente questo soggetto della Sant'Anna con la Madonna e il Bambino. Ecco, a questo punto la relazione si completa, perché noi sappiamo che il Guglielmo, dopo aver praticato la bottega del Biancaro, nel 1585 il Biancaro lascia la bottega di Nizza, della Paglia, oggi Nizza Monferrato, e ritorna a Trino, probabilmente a causa forse di una malattia o comunque per una scelta di vita artistica. Infatti il Biancaro morirà nel 1588, quindi pochi anni dopo, e Guglielmo si trova a 17 anni, bravissimo col pennello, però non avendo più la bottega del Biancaro a Nizza. Ecco che il salto è quasi dovuto, perché nel frattempo il Bernardino Lanino muore nel 1583 e lascia la bottega di Vercelli ai due figli. I due figli, Pier Francesco e Gerolamo Lanino, crescono in un ambiente incredibile, con una delle botteghe più importanti, più produttive, non solo dell'area piemontese e milanese, ma addirittura d'Italia, però molto probabilmente, anzi sicuramente, non hanno la mano e la capacità del padre. E quindi il padre muore nel 1583, però comunque già da anni non era più in grado di produrre
a causa di una malattia come aveva fatto in precedenza. Quindi i due figli si trovano in una bottega perfettamente attrezzata, con cartoni, bozzetti, tutto quanto per poter realizzare moltissime opere, una grande committenza, il mercato praticamente a Vercelli era il loro, ma non hanno questa capacità espressiva di pennello, soprattutto nelle raffigurazioni decisive, più importanti, che sono la struttura delle facce, dei visi, le mani, i capelli, cioè le figure. E quasi sicuramente, cioè sicuramente in una certa data, che può essere una data, diciamo, abbastanza tarda, da cui noi abbiamo trovato i documenti, quindi con la pala di Larizzate del 1596, oppure un'altra opera fondamentale che è sempre al Museo di Borgogna di Vercelli del 1601, con queste due opere noi abbiamo i documenti nel quale si dice che l'opera viene commissionata a Pierfrancesco Lagnino e a suo fratello, però Messer Caccia, quindi scritto sui documenti, deve realizzare, a Messer Caccia affidata la realizzazione degli incarnati, dei visi, delle figure. Proprio viene addirittura scritto sul documento. Sì, sì. Questo avviene un po' dopo, cioè i documenti che ci appaiono sono un po' più tardi. Però sicuramente già nel 1585, quando il Biancaro viene meno, il Caccia diventa in qualche modo un collaboratore del Lanino. Non è a bottega, quindi non è un alunno, ormai ha quasi 18 anni, quindi sa dipingere abbastanza bene, non è un socio, ma è un collaboratore, diciamo, a chiamata, potremmo dire oggi. E questo si esprime con quest'opera qua, che è datata 1585, e oltretutto quest'opera è importante perché è datata e firmata Guglielmo Caccia, datata 1585, nel quale lui si firma come pittore di Montabone. Ecco, quest'opera, nonostante sia interessante, ancora ha diciamo le declinazioni tipiche del Biancaro, del mondo, diciamo, del Biancaro, cioè di una bottega di un artigiano bravissimo che si divideva tra fare il pittore e fare l'ebanista, quindi faceva tutte e due, ma non, sicuramente non era un pittore eccelso come potevano essere altri pittori che l'hanno preceduto contemporaneo. Però si vede questo modo di realizzare, si vedono anche l'utilizzo dei colori un po' acidi, un po' forti, e si vede questo leggio che è tipico, diciamo, di una bottega artigiana che lo costruisce veramente con tutti questi particolari ben in risalto. Quest'opera, datata 1585, molto probabilmente è stata ancora realizzata sotto l'influenza di Biancaro, probabilmente a Nizza, oppure già a Vercelli. Mentre l'opera successiva, che se la fai scorrere la 8, l'opera successiva invece è datata sempre 1585, quindi lo stesso anno, quell'anno di transizione, però cambia completamente orizzonte. Qui il Lanino, la scuola dei vercellesi, diciamo la scuola precedente, prende piede e si vede questo sipario che viene montato, i putti che lo reggono, la varia iconografia, si distingue benissimo il Guglielmo dai capelli del santo, e nonostante appunto sia datato lo stesso anno, prende già un'altra strada, cambia tutto. Ecco, da questo momento, quindi, io prevedo, quindi dal 1595, che lo stesso Caccia abbia già cominciato a lavorare molto vicino ai Lanino. Cosa è questa fotografia? Che rappresenta appunto la cappella dell'Annunciazione a Candiano Medina. Questa cappella che è stata commissionata nel 1586 e poi realizzata nell'arco dei successivi 2-3 anni, perché la chiesa era in via di facimento, quindi è stata consegnata poi nel 1589, con la pala,
che noi andiamo a vedere adesso nella fotografia successiva, che era prima riposta al centro della cappella, adesso è nella casa parrocchiale. Ecco, in quest'opera, secondo me, si vede già la mano del Caccia. E parliamo di un'opera commissionata nel 1586, ma consegnata nel 1599, quindi è più vicina alla data del 1599. Sicuramente è una pala, quindi può essere stata realizzata in bottega a Vercelli. E se noi valutiamo, diciamo, il soggetto nei particolari, vediamo molte considerazioni tipiche di quelle che saranno poi la pittura del Caccia, come per esempio i capelli dell'angelo in alto a destra, le mani, il tipo di formulare le mani. Quindi qui, a mio giudizio, c'è già la mano del Caccia. Prova ne è che 4 anni dopo, per realizzare la cappella, diciamo in faccia a quella dell'Annunciazione, la cappella del Rosario, i committenti dell'epoca non chiamano più il Lanino. Tra l'altro Gerolamo nel frattempo muore nel 1589, ma chiamano proprio Guglielmo. Quindi molto probabilmente l'hanno vista all'opera come, diciamo, come allievo, come garzone, come aiuto, però molto bravo, molto valente, e quindi gli affidano 4 anni dopo proprio a lui la realizzazione di questa cappella, che è la Cappella del Rosario. E qui lui realizza degli affreschi, e noi vediamo infatti uno degli affreschi, che è la presentazione al Tempio, realizzato appunto dal Caccia. Ecco qua, quindi questo per dire come il Caccia, dopo la bottega del Biancaro, prima c'era un momento di vuoto, non si sapeva dove fosse andato, quasi sicuramente arriva a collaborare con Lanino. Tant'è che la fotografia dopo, Guglielmo viene chiamato, visto che è a Candia, viene chiamato a realizzare altre 2 opere, una Madonna col Bambino, che adesso è visibile nella sala consigliare del comune, era un affresco poi tolto da un muro, e appunto quello che è rimasto è stato appeso nella sala consigliare, e questa Sant'Anna, la Madonna col Bambino e Sant'Anna, quello precedente, scusami, che è un affresco in una chiesa campestre proprio a Candia. Quindi lui affronta per la prima volta questo tema, chiaramente non ha in mano ancora la capacità di realizzare una concezione di tipo rinascimentale, però la realizza alla sua maniera. Vediamo questo rosa della Madonna, il vestito rosa che è tipico di quel periodo e poi anche successivamente delle opere del Caccia. Quindi per la prima volta affronta questo tema. Però questo Lorenzo, dici che è perché, essendo alla bottega del Lanino, ha visto la Madonna col Bambino che ha fatto precedentemente, esatto. Magari anche quello di Leonardo. Leonardo ancora quella Madonna era nei paraggi, o se era ancora lì. Era sicuramente a Casale, e oltretutto l'aveva portata Lanino, quindi Lanino in bottega aveva sicuramente altri cartoni, altri bozzetti, altre considerazioni, o comunque ne parlavano di Leonardo, no? Aveva sconvolto il più importante artista rinascimentale, quindi i pittori sicuramente ne parlavano molto e ne discutevano, lo studiavano. Quindi lui probabilmente in quell'epoca lì, ancora abbastanza giovane, si è trovato a dover affrontare questo tema, e l'ha affrontato in questa maniera, ancora un po' lontano da Leonardo. Ed è un po' il discorso, diciamo, su cui verte un po' questo discorso che stiamo facendo adesso. Il collegamento che abbiamo fatto fra gli artisti. Esatto. Tanto più che ecco che poi avviene un cambio di registro. E qui chiaramente andiamo dal 1593, passano parecchi anni, arriviamo a un periodo variabile tra il 1607 e il 1609. In questa opera eccezionale, che è al Museo Diocesano di Tortona, nel quale viene raffigurata la Madonna, il Bambino, Sant'Anna e Santa Margherita. Ecco, qui il Caccia è molto più maturo, ed è un periodo di transizione, dove lui, dopo aver lavorato con Federico Zuccari alla Galleria Ducale di Torino, è veramente un pittore importante, conosciuto, famoso, e cerca una strada sua, personale. Qui ritorna un po' indietro e si ricorda
diventa manierista. Infatti questo quadro è considerato un quadro manierista, dove lui praticamente guarda di nuovo certi stili, certi stilemi che non sono a lui così vicini, come guardate per esempio il velo, le velette di Sant'Anna, della Madonna, la capacità di realizzare le figure, il viso, nonostante poi abbia, si veda che lui nella rappresentazione appunto iconografica della Madonna, con questo vestito, questa tunica, il vestito rosa e la tunica verde, verde scura, e si lascia, come dire, coinvolgere ancora in una celebrazione con questo telone verde acido di dietro, quasi a reminiscenza del Biancaro, e poi invece a destra di nuovo ripercorre un po' la visione di Leonardo con queste rocce che si vedono sulla destra. Ecco, quest'opera è interessante perché in qualche modo tra il 1607 e il 1609 il Caccia è la ricerca di un suo stile personale e si ferma, indugia un po' su questi ricordi che lui aveva probabilmente dalla bottega del Nanino. E tant'è che, se noi andiamo oltre, compaiono una serie di Madonne di piccole dimensioni, di carattere devozionale, quindi commissionate da privati, e queste Madonne vengono realizzate proprio quando lui è sul finire del periodo al lavoro a Torino dal Duca, dalla Galleria Ducale, e ne realizza alcune che sono proprio diciamo di carattere manieristico, rinascimentale. Guardiamo qua la capacità di realizzare i particolari, questo rametto di ciliegie, i capelli che sono i suoi, la sua caratteristica sono i capelli realizzati così disordinati che molto probabilmente sono ispirati ai propri figli, e lui realizza una serie di queste opere. Per esempio la prima è sicuramente datata 1607 perché riporta lo stemma di un nobile al lavoro alla galleria proprio in quel periodo del 1607. E lui quindi rappresenta una serie di queste Madonnine, e ne abbiamo ancora altre due. Ecco, guardate questa, questa è veramente una considerazione atipica per il Caccia, e come anche quella successiva, perché lui si sofferma e probabilmente ricava queste considerazioni appunto da questa visione del Leonardo mediata dal Nino. Poi chiaramente la sua vita prenderà un altro percorso che sarà oggetto appunto di un libro, di uno studio articolato, probabilmente di una mostra, nel quale lui diventa il pittore tipico e caratteristico della Controriforma, per cui analizzerà degli stilemi suoi particolari che avranno molto successo, che gli permetteranno anche di lavorare un pochino più velocemente, di dare anche certe opere a bottega, per cui si affermerà poi come pittore diciamo di soggetti religiosi sia nel Piemonte sia a Pavia e poi a Milano, seguendo proprio le orme prima di Gaudenzio Ferrari, poi del suo allievo Bernardino Lanino e poi di lui stesso, che diventerà poi l'autore di moltissimi affreschi nelle chiese centrali di Milano e nella quasi ultima parte della sua vita. Poi incontrerà ancora altre considerazioni fino ad arrivare al 1625, dove poi come dire cesserà di vivere. Ecco, questo è un po' la considerazione che io volevo. Questo collegamento che abbiamo fatto. Hai collegato questi grandi artisti dal Leonardo al Caccia, passando per il Lanino, utilizzando come tema iconografico la Madonna della Sant'Anna. Hai qualcos'altro da dirci su questo tema iconografico? No, diciamo che sicuramente la Sant'Anna col bambino diventa
molto realizzato, proprio perché il maestro rinascimentale, il maestro in assoluto, è Leonardo. Quindi il Lanino lo riproduce e il Caccia lo vede. Quindi lui si abbina a questo. Ha un momento poi, come dicevo, di inceppamento, di interruzione, perché cerca disperatamente, dopo la lezione di Federico Zuccari a Torino, il quale è un artista enorme, molto considerato a Roma, e praticamente capisce che ha la stoffa, ha la certezza di avere la stoffa per fare pittore, cerca di trovare un modo per affermarsi dal punto di vista proprio pittorico, stilistico, e si indugia un attimino su questa sorta di manierismo che era, per esempio, tipico di Gerolamo Borghi, il pittore di cui ho parlato all'inizio, che si è proprio attestato sulla ripetizione di stili tipo Raffaello, no? E non è andato oltre, bravissima, grandissima qualità. Invece il Caccia poi, probabilmente su pressione dei committenti, si è attestato su uno stile un pochino diverso, però la Sant'Anna e le Madonne che abbiamo visto gli sono servite per cercare, diciamo, una sua soluzione, che poi ha trovato diversamente. Lui era molto attento a cosa succedeva, come chiaramente tutti. Per esempio, intorno al 1619 c'è il Musso che a Casale ritorna da Roma con questa visione, diciamo, della pittura di Caravaggio, quindi col chiaro oscuro, con chiaro oscuro dominanti, e lo stesso Caccia ne assume un po' le caratteristiche, cioè cerca di sviluppare questo tema, anche se probabilmente non è nelle sue corde, però vediamo che tra il 1619 e il 1622 molti soggetti si scuriscono, la luce diventa più penetrante in certi momenti, più scuro il quadro tutto intorno. Quindi lui è molto attento a queste considerazioni, però poi ha successo con i suoi temi importanti, che sono quelli temi religiosi, con la Madonna fatta in una certa maniera, con il Gesù che si innesca, e con le caratteristiche che, diciamo, che gli servono anche per affrontare le commissioni più velocemente. Prima di trarre le conclusioni, Lorenzo, che stiamo già chiudendo questo tema, invito tutti, chi vuole fare delle domande a Lorenzo, vuole sapere qualcosa in più, vuole ha qualche dubbio, di commentare qui chi ci sta guardando in diretta in questo momento, a commentare, così noi possiamo riproporre le vostre domande. Questo video comunque rimarrà registrato sul nostro canale YouTube, per quello che rimane come anche contenuto da vedere e rivedere in futuro. Lorenzo, per chiudere, più o meno abbiamo capito che rimane un po' chiaro che il Caccia è stato molto influenzato allora del suo passaggio alla Bottega del Lanino e anche all'influenza che ha avuto nel realizzare questa Madonna col Bambino, diciamo che risulta un po' chiara questa influenza. Sì, poi chiaramente tutto il percorso verrà, come dire, completato. Con il Caccia è stato molto molto produttivo, quindi adesso abbiamo messo, ormai abbiamo catalogato circa 380 opere del Caccia, per cui si vede proprio questo procedimento, questo processo di sviluppo pittorico che lo porta appunto intorno al 1610 poi a trovare proprio la sua strada più giusta, diciamo, più giusta anche in base all'epoca, perché all'epoca i committenti erano le chiese, erano i preti, erano committenti religiose, e chiedevano di considerare appunto i temi cari alla Controriforma, quindi temi che fossero in qualche modo molto semplici, molto chiari, leggibili per le persone che andavano in chiesa, e temi che illustrassero proprio la Bibbia, i passaggi più interessanti, e lui si è, in qualche modo l'ha un po' limitato, però ha avuto successo, perché poi la sua bottega ha prodotto moltissimo, aveva anche dei collaboratori molto importanti, per cui molte opere probabilmente lui le impostava e poi le lasciava ai collaboratori, e poi non dimentichiamoci che da una certa epoca in poi si innesca la figlia Orsola Caccia,
che come le altre quattro figlie erano delle suore, delle monache, però lei era una pittrice, per cui anche lei poi trae dal papà l'insegnamento e poi nel corso di quasi tutto il 600 realizzerà molte opere e di fatto manterrà il monastero con le sue opere. Però queste sono tutte considerazioni che diciamo si innescano su tutto il percorso del Caccia, che sono notevoli, moltissime, a partire appunto dalla Galleria Ducale di Torino. Diciamo che è stata una carriera molto importante, molto interessante, e che l'ha reso sicuramente un uomo celebrato, oltre che un artista celebrato. Molto bene, Lorenzo. Oggi sicuramente non mancherà opportunità di poter approfondire su altre opere del Caccia e su altri artisti anche del territorio che vogliamo risaltare in questi live, in questi incontri che stiamo facendo, in questa rubrica d'arte assieme a te. Io ti ringrazio tanto per oggi e per questo incontro. Invito a tutti di andare a visitarci sul nostro sito internet www.arcadiaconsortium.com, dove troverete altri articoli di Lorenzo che parlano d'arte, molto molto di più. C'è anche l'e-commerce, ci sono tanti altri servizi del consorzio. Vi invito anche ad andare sul nostro canale YouTube a rivedere tutti i live che abbiamo già registrato in precedenza, e ce ne saranno tanti altri. Abbiamo già in programma altri live per il prossimo giovedì, per le prossime settimane, e andate sempre sul nostro sito a vedere la programmazione dei prossimi live. Tenetevi sempre aggiornati anche sui nostri profili sociali, su Facebook, Instagram e quant'altro, che adesso anche siamo in diretta su Facebook e potete seguirci anche lì. Lorenzo, ti ringrazio tanto e ci incontreremo in un'altra occasione per continuare a parlare d'arte. Io ringrazio te e saluto tutti. Grazie, ultimo saluto del nostro compagno Pino Scanca, sempre che ci guarda sempre. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento.